Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dallo staff di Storia d'Italia, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato ai prototipi del Regio Esercito. Quest'oggi tratteremo due mezzi molto interessanti e simili tra loro, ma con sostanziali differenze. Stiamo parlando del CVP4 e del CVP5. Per prima cosa diamo un contesto allo sviluppo del CVP4 e del CVP5. Osservando i veicoli si può notare un'estrema somiglianza con l'Universal Carrier britannico, anche noto come Brand Carrier, figlio di uno dei più famosi tankette di produzione inglesi, ovvero il Cardell Lloyd Mark VI. Rispetto a quest'ultimo, il Brand Carrier aggiunge numerose novità, come le sospensioni del tipo Ortsmann, le stesse vennero usate nella famiglia dei carri leggeri Vickers, ed un motore più potente, ovvero un Ford Flathead V8 da 85 cavalli, che gli consentivano di ottenere ottime prestazioni sia su strada che su terreni accidentati. Inoltre, fu subito chiaro all'esercito inglese che il veicolo poteva essere utilizzato in numerosi ruoli o compiti, come per esempio da ricognitore, da trasporto truppe o per il treno di cannone di piccolo e medio calibro. L'equipaggio era composto da un pilota e il comandante, che sedevano affiancati nella parte anteriore del mezzo. Il comandante aveva a disposizione una Bren da 7,7 mm, oppure un fucile anticarro Boyce per la difesa ravvicinata, che sparava a attraverso una feritoia. Dalla versione base dell'Universal Carrier vennero sviluppate numerose versioni, tra cui una dotata di un cannone cacciacarri da 40 mm, poi un'altra versione dotata di un mortaio da 76,2 mm e la Wasp con un lanciafiamme. Con l'inizio del secondo conflitto mondiale fu subito chiaro sia ai britannici e dalle contropartite italo-tedesche la validità del mezzo. Sul fronte del Nord Africa si rivelò un mezzo indispensabile sia per la ricognizione che per il trasporto truppe, cosa che rese le divisioni inglesi estremamente mobili e letali contro le controparti appiedate italiane. Agli inizi del 1941 gli italiani riuscirono a catturare un Brand Carrier, che fu subito inviato in patria per ulteriori studi, dato che mancava un veicolo blindato per il trasporto della fanteria. L'esercito richiese una copia fedele del mezzo alle due più importanti aziende produttrici di veicoli blindati e mezzi corazzati dell'epoca, ovvero l'Ansaldo e la Fiat. Entrambe risposero sviluppandone una propria versione, presentandola l'anno successivo ad una commissione esaminatrice del Regio Esercito. La Fiat progettò una versione per che è identica al Brand Carrier, copiandone la struttura e il sistema di rotolamento, che però fu dotato di 4 ruote portanti e non 3 come la versione inglese. L'equipaggio, posto nello scompartimento anteriore a cielo aperto, era composto dal pilota e dal comandante. Il comandante poteva utilizzare una Breda modello 38 in casamatta, posta sulla sinistra dello scafo per la difesa ravvicinata. Ai lati del propulsore erano ricavati due vani per i fanti della squadra trasportata o per i materiali. Lo scompartimento posteriore era occupato centralmente dal cofano motore, che azionava le ruote motrici dentate posteriori. La propulsione era affidata ad un motore Fiat sconosciuto, la cui potenza era pari a 80 cavalli, che sviluppava una velocità massima di 40 km/h su strada. Il mezzo poteva inoltre trainare un pezzo da 47 mm o un carretto per trasporto di munizioni per altri mezzi. La corazzatura era composta da piastre d'acciaio imbulunate spesse dai 10 ai 7 mm. L'Ansaldo sviluppò anch'essa la propria versione. Per la realizzazione di questo cingolato leggero, l'ingegner Rosini partì dalla struttura meccanica del carro L6, utilizzando le medesime sospensioni, motorizzata da un propulsore SPA ABM1 a 6 cilindri in linea, a benzina, raffreddata d'acqua da 4.495 cm3. Lo scompartimento anteriore era a cielo aperto, ove prendevano posto il pilota, il comandante e due fanti. L'armamento principale era composto da una mitragliatrice di origine navale, stiamo parlando della Breda modello 31 da un 13,2 mm, in casamatta, posta sulla sinistra dello scafo per la difesa ravvicinata, ed una Breda da 8 mm smontabile per il tiro antiaereo di ritirata. La corazzatura era composta da piastre d'acciaio imbulunate spessa dai 30 mm ai 15 mm. Il mezzo era inoltre dotato di un impianto radio del tipo RF3M. Il Regio Esercito, dopo attente valutazioni, decise di adottare il CVP4, che venne denominato ufficialmente Fiat 2800, in quanto risultasse un mezzo molto più economico rispetto alla versione dell'Ansaldo, anche se meno affidabile e protetto. La produzione fu molto lenta. Vennero prodotti solamente
praticamente 12 esemplari, alla fine dell'estate del 1943. Questi veicoli furono tutti destinati al reggimento motorizzato cavalleggeri di Lucca, dove furono utilizzati per il trasporto delle munizioni per la batteria da semoventi da 75-18, utilizzando un rimorchio che conteneva 98 colpi. E niente, questo è tutto per il video, vi ricordo che sono uscite le maglie ufficiali del canale, andate a vedere qui sotto il link in descrizione. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!